Queste sono Leon, Cloud Boom, Eco 3, la scrapper racing super veloce e rivoluzionaria del marchio svizzero, che potrebbe essere utilizzata dal podista esperto e voluto per abbattere PB su diverse distanze gara. Ma prima di addentrarci andiamo subito a parlare delle specifiche. Scarpa che pesa 215 grammi nella versione maschile US 9, 188 grammi nella versione US 8 femminile, ha un drop di 9 mm, 37 mm nel tallone, 28 mm in avampiede. Io l'ho utilizzata per un centinaio di chilometri ed ecco le 10 cose che mi sono piaciute di questa scarpa e le due cose che avrei cambiato. Prima di procedere con la recensione, sappiate che la scarpa ci è stata fornita da On per effettuare i test e la recensione e nei prossimi giorni la utilizzerò pure ad una maratona spagnola. Stay tuned per il dettaglio. Partiamo da uno dei pezzi forti, la tomaia, sicuramente una delle migliori sul mercato o la migliore che io abbia mai provato negli ultimi anni. Ultra leggera, traspirante, riduce al minimo l'assorbimento di acqua e umidità. Io l'ho provata in un giorno di pioggia e devo dire che ha delle caratteristiche incredibili. Calza come una seconda pelle. Sin dalla prima corsa non mi sono assolutamente accorto che fosse una scarpa nuova, mai usata. Comfort è davvero totale. Ho apprezzato molto il sistema di allacciatura della scarpa, questo perché non ha un doppio passaggio di fuori solo nell'ultimo passaggio, ma ne ha ben tre nella parte interna, due nella parte esterna del piede. Questo permette comunque di avere una maggiore precisione di allacciatura e un piede sempre più stabile all'interno. Di questo sistema fa parte anche la linguetta a soffietto, ma che viene comunque saldata, viene cucita alla tomaia e alla base della scarpa, nella parte interna, e questo permette ancora di più una calzata molto stabile e molto precisa. Altro dettaglio che si nota nella soletta, che è estraibile, cosa che a me solitamente non piace, ma che in questa scarpa non dà nessun tipo di problema, è la presenza di strisce di silicone interne che appunto probabilmente potenziano ancora di più questo concetto di tenuta del piede. Io non me ne sono accorto mentre correvo, però effettivamente il piede è ancora più in tenuta grazie a queste strisce di silicone che praticamente permettono veramente una calzata incredibile. Anche i lacci hanno i dettagli della soletta e quindi per evitare che si slaccino hanno la presenza di strisce di silicone al loro interno, e questo ne consente una volta stretto una tenuta pressoché perfetta. Per quanto riguarda il numero di scarpa, prima di provarle avevo paura che fosse troppo racing e troppo stretta. In verità io ho pianta larga, ma mi sono trovato benissimo in questa scarpa, quindi penso che sia chi abbia pianta larga che pianta stretta si possa trovare bene, perché veramente la tomaia è talmente avvolgente che ne permette un utilizzo e una tenuta sia per chi abbia una pianta larga che una pianta stretta, e a livello di lunghezza di piede è true to size, quindi potete prendere il numero che solitamente avete negli altri brand. Mi è piaciuta molto anche l'intersuola della scarpa, che racchiude in sé tre tecnologie. La prima è sicuramente il marchio della casa svizzera, ovvero la tecnologia CloudTech. Vediamo sul metatarso e sul tallone la presenza delle famose clouds di On, che la casa svizzera garantisce non essere solo un discorso estetico anche su questa versione, ma che sia un vero metodo di propulsione. La mescola, che è una nuova mescola in Alien Hyperfoam, completamente riciclabile, 46% di origine biologica, con un grande ritorno di energia, e la piastra di carbonio Speedboard. Piastra di carbonio che gli svizzeri garantiscono essere 100% carbonio e con una curvatura, come possiamo vedere, che ne aumenta ovviamente il rocker e la spinta in avanti, tanto che quando si è fermi, quando si è statici, sembra quasi di essere in drop negativo. In verità è semplicemente dovuto alla curvatura della piastra in carbonio, che a velocità elevata permette comunque un incremento della rullata e una propensione del baricentro, una spinta del baricentro in avanti, e quindi una maggiore velocità. Il battistrada è stato realizzato con una mescola in gomma con un buonissimo grip sulla parte dell'avampiede, che ne permette degli ottimi cambi di direzione. Parte dell'avampiede che è stata poi richiamata anche sul tallone, questo permette sicuramente una maggiore durata del battistrada, anche perché probabilmente dopo un po' di chilometri tendiamo un po' tutti ad avere un po' di pronazione o andiamo un po' a stallonare delle volte. Ecco, questo
permette di avere un po' più di tenuta anche in questo frangente. Secondo me l'aspetto positivo di questa scarpa è che è davvero molto reattiva e soprattutto vi consente una stabilità eccezionale. Chiaramente non la consiglio a chi fosse un podista pronatore, però sappiate che comunque vi consente di raggiungere i vostri migliori obiettivi e poi vedremo se, lo dico, a Barcellona riuscirò a tornare a correre sotto le 2:30 per il nono anno di fila. E ora i difetti che ho trovato in questa scarpa. Sicuramente il primo è quello di avere un appoggio molto secco. Questo può essere visto da qualche podista come un must have, come un vantaggio, o può essere visto come un difetto nel mio caso, dovuto probabilmente anche al fatto che sono un podista superiore ai 75 kg e quindi che si trova meglio con delle scarpe con un effetto di maggiore ammortizzazione o comunque con un effetto di superammortizzazione all'appoggio. Questo fa sì che sia una scarpa che nel mio caso può essere utilizzata per una 10 km, una 21, ma per una maratona probabilmente è ancora troppo presto per me. Non dico che non la userò, perché sicuramente mi interessa testarla anche su lunghe distanze, però per adesso è un qualcosa che dovrò lasciare un attimo in sospeso, perché voglio prima abituarmici. Il secondo difetto della scarpa è sicuramente la durata, come tutte le scarpe super shoes con tantissima tecnologia e questo tipo di leggerezza. Loro sono svizzeri e fanno le cose ancora in maniera più specifica e ci scrivono anche all'interno della scatola, ci scrivono la lifespan, la durata, e dicono 4 marathons plus infinite memories, quindi 4 maratone più infinite memorie. Questo vuol dire che per 169 km, quindi la distanza di 4 maratone, la scarpa manterrà le sue caratteristiche di intersuola e di tasse in carbonio. Poi dopo, ovviamente, queste specifiche verranno perse e si potranno usare per altre tipologie di lavori, magari in allenamento, per qualche lavoro veloce o tenerla ai piedi. Un altro aspetto da sottolineare è comunque il fatto che questa scarpa è super premium e effettivamente ha un prezzo abbastanza oneroso per chi invece corresse solamente 2 o 3 volte a settimana. Credo che possa essere utilizzata soltanto per le maratone fatte in maniera molto intensa. Sappiate comunque che ho un codice sconto che potreste utilizzare nel caso in cui la voleste comprare dopo la recensione di David. A chi è adatta questa scarpa? Sicuramente al podista evoluto, da una buona efficienza di corsa, quindi che possa correre di avampiede o comunque che non stalloni, perché non c'è tantissima tenuta o supporto sulla parte del tallone. E quindi sicuramente al podista che corre veloce, sotto i 4, e che abbia voglia comunque di usarla, io direi in tutte le distanze, quindi dalla 10 km alla maratona, ma che abbia questo tipo di caratteristiche. Quindi sicuramente non è una scarpa che consente di correggere o di sopperire a delle mancanze di tecnica, e quindi è sicuramente, rispetto ad altre scarpe, un po' più estrema, un po' più specifica per una tipologia di podista. Che dire, ragazzi, in conclusione sono scarpe che ho apprezzato tantissimo per l'innovazione, per il comfort, per il design e per le sensazioni che mi hanno dato, e quindi sono scarpe che utilizzerò sicuramente nelle mie prossime gare veloci, 10.000, mezza maratona, sperando di abbattere qualche PB anche a 43 anni. E nel frattempo, ragazzi, continuate ad allenarvi e ci vediamo alla prossima.